Questo programma è offerto da Mastermedia, da oltre 25 anni un punto di riferimento per l'informatica. Vendita ed assistenza tecnica personal computer ed Apple Mac. Ed inoltre videosorveglianza, allarmi e sicurezza, centrali telefoniche, cablaggio reti informatiche, registratori di cassa, vendita ed assistenza fotocopiatori. Mastermedia è in via Filippo Turati 130 a Caltanissetta. Amici di Pedipedi, ciao a tutti ed eccoci in un nuovo appuntamento. Come al solito siamo organizzatissimi in questa nuova edizione, abbiamo alla camera numero uno, ecco ve lo faccio pure vedere, abbiamo Gianluca l'inossidabile. Pronto Gianlu? Caffè l'hai preso? Siamo carichi? Ok. Mentre alla cameretta, diciamo, ecco, ci sono io che cercherò di fare qualche ripresa. E oggi siamo in un posto, io penso che sia il posto più bello di Caltanissetta. Guardate dove siamo. Siamo proprio di fronte all'abbazia di Santo Spirito. Fantastico, un posto magnifico. Quindi adesso entreremo. Abbiamo appuntamento con padre Alessi che ci aspetta. Quindi noi entriamo. Vedete? E ci farà vedere delle cose incredibili, delle cose uniche che solo Pedipedi vi farà vedere. Quindi vedete, il nostro scopo è quello di farvi scoprire le storie, i personaggi, i luoghi di Caltanissetta. E molte volte noi abbiamo il vizio di passare davanti, magari velocemente, così con la macchina, e diciamo sì, bello, bello, però non sappiamo cosa c'è dentro. Questo ve lo faremo scoprire tra poco. Anzi, se avete delle segnalazioni su cose particolari, potete benissimo anche, ci sono i nostri numeri sicuramente di sovrimpressione, potete contattarci, perché tranquillamente. Ah, buongiorno. Ma c'eravamo, siamo in ritardo stamattina? No, in ritardo siamo, Gianlu. Ma io dovrei andare in galera fra un po'. Cioè va in galera? No. Sì. Padre Alessio, non mi faccia preoccupare, che vuol dire va in galera? Vado in galera, vado in servizio, quindi... Ah, quindi visitare... Ah, giusto. Visitare, starci, sì. Stare con... Vabbè, quindi visitare gli ammalati, visitare i carcerati, ci sta. Allora, intanto ci scusiamo per il ritardo, purtroppo capita. Tranquillo, allora. Tranquillo. Allora, intanto... Se solo a quadri si può vedere comunque, vabbè. Mettiamo il microfono come nostro allora aspetta, dove ci metto? Facciamo così, apriamo. Qua, ecco, apriamo. Come vedete noi siamo molto così amanti della, come dire, del live action, le cose proprio fatte proprio con il cuore e senza fronzoli, perché noi siamo, ecco, vogliamo vedere le cose che hanno un senso, cioè le cose che hanno un senso. Allora, quindi niente, mentre ci siamo vi faccio padre Alessi, padre Giuseppe Alessi. Cosa facciamo? Entriamo. Anche col cappello perché fa fresco stamattina. Sì, non ho poi una certa età bisogna. Molto male, lei è molto male di mattina. Sì, giustamente. A una certa età il cappello fa bene. Il cappello fa bene, ma per chi non ha più. Guarda che bello, abbiamo illuminato, vedete che bello, così almeno si vede bene il volto del Cristo Pantocratore. È bellissimo, allora. Vedi, sono belli i colori che sono diversi rispetto a quelli che porta la Madonna. Vedi, azzurro di sotto, rosso di sopra. E la Madonna al contrario, rosso di sotto, ecco, azzurro, per esempio, di sopra. Questa è una curiosità che non sapevamo. Vedi, la Madonna c'è rosso di sotto, azzurro di sopra. Ecco, vedete, questa è una curiosità che noi. E questa significa l'umanità rivestita di divinità. Lì invece c'è la divinità rivestita di umanità. Beh, c'è un po', signori, l'iconografia, no. C'è l'iconografia, allora, straordinaria. Vedi, la curiosità di certe cose. Mettiamo così ci vediamo. Ah, abbiamo Gianluca. È bello perché io dico questo, noi quante volte siamo entrati qua dentro, per cose belle, cose brutte, insomma, ma sicuramente è un posto dove tu trovi la pace, e magari queste cose
ma manco le conosciamo. Per esempio, vedete a terra? Sì, 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 sì. Ci sono questi vetri. Ora dico, quanta gente ha c'è guardato passata sopra e non cosa, si è resa conto, ecco, di cosa, cosa sono. C'è sotto. E lì c'erano, ma anche perché le chiese, prima, i sagrati delle chiese e anche il giardino che abbiamo all'interno, erano cimiteri. Non c'erano i cimiteri pubblici, quindi certo, le chiese, i sagrati, quindi... e soprattutto i giardini dei padri cappuccini erano cimiteri. Quindi qua hanno trovato resti comunque dei padri cappuccini. Quindi quando venite, che non dovete per forza venire, ah, perché c'è il matrimonio, c'è il funerale, è bello anche ogni tanto, dicendo, andiamo a fare un giro. Io quando certe volte dico, andiamo a fare un giro al cimitero, a vedere chi? No, così, andiamo a vedere. Cioè, guardate che ci sono questi scavi praticamente che sono chiaramente rimasti integri perché... Sì, sì, anche qua, anche là davanti, vedi, anche qua all'ingresso. Sì, sì, c'è anche all'ingresso. Anche qua sotto, sì, sì, sì. Per esempio c'è una cosa bella qui che magari nessuno vi ha spiegato, nessuno ma l'ha compreso, forse è qualche cosa che esiste lì nelle biblioteche, sì, sì, sì. Che è quella urna cineraria. Quella urna cineraria è di Diadumeno, della famiglia, di una famiglia antica romana. Ah, qui l'hanno trovata come urna cineraria, quindi significa ci sono resti della legione romana che dalla Palestina saliva verso Roma. E qua c'è il nome del tizio, Diadumeno. Della famiglia Flavia. Cioè, allora ti dico la verità, sì. Io questa non la conoscevo. So molte cose perché è capitato negli anni fare qualche video, sì. Per esempio una cosa bellissima che abbiamo fatto quando hanno portato la bara a Roma. Ti ricordi, io sono venuto a fare le foto, sì. E molti, vedendo quelle foto, qua ho messo molte foto di Santo Spirito, perché ripeto, è un posto magnifico, dicevano, ma che bella, ma dov'è? Ma se nessuno spiega niente, se non lo fa conoscere, se, ma non solo Santo Spirito, Carta di Sette. Bravissimo, ma noi pedi facciamo questo. Pedi, barre, insomma, in modo da far conoscere la città di Carta di Sette, che di suo ha già tante cose. Ma se non riuscissimo attraverso questo tipo di modalità, dico life, insomma, far vedere. Conoscere la tua storia, vedi questa cosa qua, Pietra di Sabugina, chi è Pietra di Sabugina? È un ponte battesimale, qui che ha le palme ancora intrecciate, sì, sì, quindi sì. Risale ancora ai saraceni. Le palme intrecciate tipico. E poi una cosa che dobbiamo dire, che questa so, vedi che qualcosa lo so, che è stata scolpita in un unico blocco, cioè è tutto un unico blocco, cioè dico tutto, immagina al giorno d'oggi uno che ci dicono tu devi fare, c'è anche tipo i muri a secco, ormai sono cose che si sono perse, sì. non c'è. Quindi guarda, cioè, vi immaginate, c'è questa persona, entrate nella storia, vedete questa persona. No, ma immaginiamoci pure che adesso ci sono le facilità delle macchine, prima certo. Chissà quante cose ci servivano, una carrucola per alzare tutto masso per... Ma non solo, tutte le cose sono in serie, questo è un pezzo unico. Vi invitiamo, perché Pedipedi vuole essere anche una cosa di stimolo, quando venite qua, venire a vedere da vicino, perché effettivamente, vedete, sono delle palme intrecciate. Sì. Ecco qua. E allora, seguiamo, eccoci qua. No, raga, io... Dove andare prima? Aspetta un minuto che io sto vedendo una cosa qua. Niente, adesso è passato di moda. È passato di moda nel senso che la confessione non viene più in chiusa, come si chiama questa politica. Ma no, prima, raga. Ma prima è stata una portantina. Capite che cosa vi stiamo facendo vedere? Pensa come era portata questa portantina? Era portata da quattro volontari. Qua ci mettevano le aste, portavano il sacerdote che doveva portare la comunione agli ammalati. Perché Gesù. E dopodiché diventò confessionile. E risale, questo quando risale? 800, 800. Dell'Ottocento. Di che ancora è in pelle. No, raga, ed è in uno stato pazzesco. Questo è tutto in pelle. No, raga. Cioè, vedete questi sono, per Caltanissetta, sono tesori. Guardate qua. Guarda. Ci si sedeva il celebrante, qui poi diventò confessionile. Adesso capisci che il confessionile è diventato un gemello storico, si confessa anche in altri luoghi, non necessariamente dentro il confessionile. Fantastico, ragazzi. Anche perché metterlo a manio significa ancora perderlo, noi dobbiamo conservare quelle cose che abbiamo. No, questo è veramente, io appena entrando ho detto, ma che è sta roba? È bellissimo, guardate qua proprio mettevano le aste. Quando vedete i film che c'è, sì, le aste. Ecco, cioè questa non è una riproduzione, cioè è originale, guardate. I nobili venivano portati così con
originale, bellissimo. Continuiamo. Io penso che la nostra mezz'ora non basti, però no, vabbè, ce la faremo bastare, diciamo. Ce la faremo bastare. Allora, stiamo entrando praticamente dove forse... Nella biblioteca. È difficile, questa è la biblioteca. Biblioteca. Sì, c'è qualche libro, qualcuno. Qualche libretto. E qua, è meraviglia. Uno degli antichi testi, questo te lo faccio vedere pure. Un bel testo, un bel libro, che adesso è diventata sala riunioni. Certo. Sala, tutte cose, un testo antico, non proprio uno dei più antichi, guarda qui, è molto bello. Siamo nel 1839, la festa del Sacro Cuore di Gesù, bellissimo, la novena. È ancora intatto, vedi, tutto in italiano. Bellissimo. Girano? Ancora tutto bellissimo, in italiano. Sì, sì, un attimino Gianluca, gli facciamo spazio che... Ecco, togliamo questa sede così può passare. Cioè, tutti questi testi sono stati raccolti allora a suo tempo dai padri che c'erano prima, perché i fondatori, se vogliamo, furono i padri Cimino, noi eravamo piccoli, magari io li ho conosciuti, tu pure, ma erano due fratelli diocesani, e qui sono vissuti in povertà, però si hanno raccolto. Sì. Ma questi sono tesori che ci sarebbe bello qualche volta, attendo Gianluca, cioè, non mi pare preoccupare. Allora, se la prossima volta che vieni, sì. Così ti do una... No, perché potremmo fare anche un'altra puntata. Ti do un'altra chicca. Ho trovato, per esempio, là sopra, questi faldoni verdi, sono, anche questo facevano i padri Cimino, raccoglievano i santini... Antichi, ma bellissimo. Questo sì, questo è molto bello. Bellissimo. Ma lo sai cosa sarebbe bello? Poter organizzare, io la butto lì, poi qualcuno può prendere questa idea, organizzare veramente una mostra dove praticamente si fanno vedere, perché per esempio, guardate qua, voi ancora non l'avete visto, ma io sto vedendo, adesso ci incamminiamo, attento a questi due gradini, mi raccomando, Gianlu. Guardate qua. Il cimitero inizialmente dei padri, quindi questo erano i cimiteri, e le prime tre essenze della Mara Verna furono prese da qui dai padri. Cioè, le prime tre essenze significa il melograno, l'arancio amaro e il limone. Quel limone risale ancora ai cappuccini che fecero la Mara Verna, è stato potato nel tempo, però è rimasto. Cioè, quindi dico, abbiamo ancora qualcosa, certo, che ci dice? Certo, perché la Mara Verna, sapete tutti, è nato qui a Caltanissetta, proprio è nato qui, non a Caltanissetta, è nato qui praticamente. L'arancio amaro, quello lì, l'arancio amaro è quello, il mandarino, cioè il limone è questo, e i melograni sono questi. Me lo facevano con le bucce, manco con il frutto, con le bucce di questo coso qui. Sì, il melograno, sì, però il melograno. Sì, stiamo raccogliendo. Non solo, ma le scritte che poi sono state messe nel tempo, vedi, Camposanto dei Normanni, Esultando Ossa Umiliata, restauro del 1981. E là, risorgete morti, venite al giudizio, cose che ricordano. Certo, perché qua c'era... Io sto facendo fare attività ai ragazzi con queste cose qui, sai che sono queste cose? Uh-huh. E tu lo sai che sono. Questi sì, dove c'erano le piantine? Eh sì, c'erano le piantine. Praticamente ho trovato, uh-huh, in un luogo dove sono andato a fare un matrimonio, dei frati che coltivano queste piante. Uh-huh. E si chiamano lacrime di Giobbe. Ecco, che cosa sono? Lacrime di Giobbe sono dei piccoli semi, fanno una pianta tipo spiga, poi fanno un frutto che diventa grande quando mezzo, un quarto di dito, poi bucano, fanno le coroncine e vivono così. Io gli faccio fare, ragazzi, a muro. Per spiegare il rosario, insomma. Beh, quelle che ho visto, le finestre qua, queste erano le finestrelle dei cappuccini. Cioè le cellette dove avevano i cappuccini. Quella fu costruita successivamente. Quello sì, si vede che... Ma queste erano le celle dei cappuccini. E questa di sotto, che la accendiamo, faccio vedere, era la sala da pranzo, ma era un una stanza. Un refettorio dove mangiavano. L'unica cosa che è rimasta è l'ultima cena, per questo era il refettorio, perché da lì poi scendevano, andavano qui dentro, pigliavano le essenze, il basilico. E facevano, certo. Pigliavano gli aromi. Gli aromi per condire. Allora andiamo. Venivano da lì, venivano qua dentro, pigliavano queste cose. Andiamo a vedere. Cioè, i padri, perché erano. Qua invece, ed ancora questo risale ai saraceni, qui questa cosa qui, vedi, questa apertura qui, qua da qui calava la sarginesca dei saraceni, perché l'ingresso vero, guarda, ufficiale era qui, quindi calava la sarginesca a modo di protezione. Pazzesco, vero? E c'è infatti lo spazio. Sì, vedete quell'arco praticamente tipico, sì. Non è che è rifatto, questa è... No, è rimasto così. Raga. È rimasto così. Vedete quando noi di Pedi vi diciamo i tesori di Caltanissetta, cioè
Io sfido quanti di voi, qua c'è da fare non una puntata, c'è di fare una serie per spiegare un po' di cose. Sì, questa però, è una delle stanze iniziamo, ecco. Una delle stanze più antiche, Robè. Questo che cosa è questo? Questo è un tabernacolo attualmente, sì. Si apre così. Ma stiamo parlando. Cioè, sì, sembra un po' barocco, sì, che tutto sì. Il legno, tutto. Cioè si vede proprio, sarà sì, datato, sì, sì, sì. Io non sono esperto, allora, ma certo, capisco non, che. Non è la datazione della nascita dell'abbazia, che siamo nel 1100. No, quindi la parliamo di appunto 1100. Questo è stato successivamente. Però, considera che in abbazia ci stiedero, in primo luogo ci stiedero gli agostiniani per 400 anni. Gli agostiniani. Mm-hmm. Gli agostiniani irregolari. Nel senso che non aveva una regola fissa, precisa. Non riusciamo a chiuderlo. Questa è colpa nostra, sì, siamo colpa troppo mia. Curiosi. Vabbè, lasciamo l'aperto, dice, poi lo apriamo, poi lo chiudiamo. Queste okay. Cose qui preziosissime di cera, tutte in geroplastica. Sono tutti ex voto della zona, vedi anche qui. Tutti in geroplastica. Questo è tutto fatto in cera. Guarda, si vedono i dentini di Gesù, guarda, se tu guardi da vicino, i dentini da lingua, il palato, guarda. Vero, guarda, pazzesco. Vabbè, anche gli occhi, guarda, sì, gli sì, occhi sì, sono. Sì. Spettacolare. Tutto in geroplastica. Guarda anche il drappeggio, guarda. No, il cuscino è vero cuscino, sì, sì, però questo cuscino. La figura è tutta. E anche se qua è un po' moderato, guarda qua c'è la Madonnina, questa si chiama. Il 15 agosto si celebra questa Madonnina con la dormizia. Guardate qua, mamma mia, bellissima. Tutta in cera pure, tutta ricamata in oro. Vedi? Sono tutti ex voto della zona e tutti venivano fatti o con Gesù Bambino o con San Giovanni Battista, insomma, vedi anche questo. Fantastico. Sì, anche questa quella è molto. Quello è grande ed è più bello, sì. Molto reale. Questo è pure bello, no? Ma quello è, guardate, fantastico. Cioè questi sono i Caltani, dice, ma Caltanissetta non c'è niente. La stanza, questa dico, spero poterla far diventare. Ora vedi sto coso qui, guarda qui. Questo è stranissimo, non si trova da nessuna parte, l'ho trovato solo ad Assisi, una copia quasi, l'ho trovato qui, ma sai cos'è? La morte di San Giuseppe. La dormizia, cioè il trapasso di San Giuseppe, che è accompagnato dalla Madonna e da Gesù. Beh, hai ragione, perché non. Non si parla di niente nella Bibbia. No, è un quadro, tra l'altro, mai visto. L'ho visto dalla Madonna, alla chiesa, sì, Caravaggio, sì. Ma effettivamente ed è una cosa unica. Sì. Vedete? L'ho trovato lì ad Assisi alla chiesa della Minerva, bello grande, trapasso di San Giuseppe, bellissimo. Poi qua abbiamo una serie, vedete? Di sì, tutti ex voto, ma la cosa più importante, almeno per tradizione, si pensa che qua dentro sia la tomba della Verna. Perché questa nel tempo, questa era un'antica torre. L'antica torre che serviva ai saraceni per ripararsi, difendersi dagli avventori. Quindi c'erano tre imbalcature, tre step. Certo, dove loro si mettevano qua finestrelle qui con qua siamo sì, sotto la terra sì, da sotto. Lì si difendevano con le pietre e sopra con gli oli bollenti in alto sopra il terrazzo, che noi li vediamo nei film ma non immaginiamo che questo accadeva poi anche qua. Questo diventò poi quando ci vennero i padri cappuccini diventò così, poi ancora cannerito. Quindi sicuramente facevo qualche mistura eccetera. Certo, perché sono tipo i fumi, sì, pannerito dai fumi. Quindi probabilmente fecero qui l'infuso o qui cucinavano e non andavano a mangiare. Quindi è probabile che qua dove è nato la Mara Verna. Quindi immaginatevi cosa vi stiamo facendo vedere. Anche perché che facevano queste calce, le essenze che portavano? I missionari cappuccino, i missionari in genere che venivano dall'Oriente, portavano le spezie, portavano le cose all'Oriente e chi si veniva a fare, campavano così. Certo, era un modo certo per rendersi autonomi. Sì. Questa stanza, metà di questa stanza era contenitore di frumenti. Chi secondo me dovevano vivere? Certo, non è che. Capucci avevano terreni da qui fino a Enna. Quindi coltivavano. E come viene a fare a coltivare? Le davano un fattore che lavorava. Certo. L'unico fattore che aveva era il signor Salvatore Averna. E quindi da lì lavorava è nata, per loro. È nata. Sono belle queste cose, lì sono casse forti. Ma forti sul serio, casse forti. Cioè raga, qua stiamo parlando di. Casse ma forti. Poi la lavorazione, cioè. Noi purtroppo, vedi, non ci soffermiamo spesso. Sì, questi sono i due che hanno preso, i due padri Cimino. Ah, che prima sì, erano sì, a Santa Lucia sì. E poi vennero qua e ripigliarono in mano la parrocchia. E ci sono stati un tempo loro, quindi la fecero ricostruire loro piano piano. Poi c'è stata la ricostruzione definitiva, poi affidata ufficialmente alla diocesi.
c'erano loro, sono stati qua, vivevano qua sotto. Questo era il refettorio. Ah, questo è quello che abbiamo visto da fuori? Da fuori, il refettorio. Qui l'ultima cena è quella che rimane come segno della presenza dei Cappuccini ancora qui. Qua abbiamo una bella foto. Quale? Di padre Giuseppe, vedete? Eh sì, con mi ha detto il nostro papa, guardatelo. Sì, 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 sì. Questo è giugno. Giugno scorso. 9 giugno. Quando era? 9, 9 giugno. 9 giugno 2020, quindi attualissimo. Sì. Vedi com'era l'abbazia? Che era, sì, sì, sì. Era coperto il sagrato. Sì, quindi sì. Poi le intemperie. Però peccato. Peccato però. Sì, anche se veramente senza questo, però sembra più imponente forse. Però sì? No, come adesso, non lo so, si vede più, non lo so, però è che forse siamo abituati a vederla così. Ma tutto aveva significato, però, se tu guardi, adesso ti faccio vedere, se tu guardi queste cose, queste tre aperture, mm-hmm. sono tre aperture. Come tre sono i gradini per scendere dove si riceve il battesimo, come tre sono i gradini adesso per salire per ricevere il battesimo. Come almeno si dice che la lunghezza dell'abbazia è tre volte la larghezza. Tre volte la larghezza. Il numero tre, insomma. Ma questo poi lo possiamo scoprire, magari con una ripresa aerea possiamo fare questo calcolo. Sì, vabbè, il numero, la numerologia. Certo, era molto più consistente, forse meno visibile perché c'erano questi tre archi. Sì, 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 questo dico, forse senza questo è più visibile. Sì, sì, però sì. Il tempo, l'incuria del tempo purtroppo. L'incuria. Anzi, ci ha preservato questo gioiello e noi ne siamo. Io ripeto, io lo dico certe volte che per me è la cosa più bella che ci ha calcolato. Ma ci ho messo, non aprire questa porta, guarda un film, non aprire questa porta. Raga, guarda perché gliel'ho messo. Durante i matrimoni, calcolo rapido, quella sicuramente. No. E quindi ma perché? Cosa c'è dietro questa porta? Dietro questa porta c'è. Noi scopriamo allora, perché pedi è anche questo, non aprite comunque questa porta. Ci sono i gatti. Vediamo cosa c'è. Cosa c'è? Guardate. Ora sì che me lo posso mettere. Oh. Questo è. Ehi, Francuccio, ciao! A proposito, Francuccio, vedete gli animali, mamma Francuccio, mia, sembra il fratellino del mio papà. Ah, e ora se la chiamano tutti. Io ho pure qualche animaletto a casa. Ah sì? Oltre me chiaramente l'animaletto. ed ho un gatto nero che praticamente mi è affezionato. Io quando lavoro certe volte si mette proprio sulla scrivania. Ah sì? Infatti spesso quando faccio qualche video si vede lui che sale, la gente. Oh, questo è così affettuoso, ora ti faccio vedere pure qua sotto. Aspetta che chiudo qua, se no entra Francuccio. No, guardate, ma ogni tanto entra lui. Ogni tanto entra. Francuccio, vieni. Francuccio, dai. Questo è l'esterno, se vuoi, dell'abbazia. E qui, questa si chiama Casa del Clero, dove viviamo con i preti. Siamo in sette preti, abitiamo qui. Quindi dormiamo qui, tre sotto, quattro sopra. Vedi che ci segue? Vedete no, che... questa è la mamma, Nene. Ciao. Ah, qua ci sono altri. Mamma, quanti gattini, guardate. Sì. E quello è Fofò, che bello, Ma sono tutti belli, guarda, io per esempio una cosa che dico anche per esempio per i bambini, farli vivere un po' a contatto con gli animali, la natura, perché la natura, Bobo, ecco, qua ce n'è un altro, guarda. C'è Bobo. Che sta mangiando. Qui siamo in aperta campagna e qui quando c'erano gli scout, ogni tanto mi permetto di farlo pure con durante il ritiro di qualche caruso, guarda, qua facciamo schiticcio, vedete? Sì. Lo schiticchio lo facciamo qui. Vedi? Qua si vede anche la nostra antenna, vedete? Sì, ma se tu davanti alla chiesa, hai visto? Si vede pure Enna con la cibetta e quando c'è tempo buono si vede pure lei. Ma tu lo sai che io certe volte quando dice Caltanissetta, dice il simbolo di Caltanissetta è l'antenna. E io dico, sì, siamo affezionati anche da casa mia, si io sono cresciuto in una casa che aprendo la finestra avevo davanti l'antenna. Però il simbolo, io per me il simbolo di Caltanissetta è questo. Cioè questa è storia, qua parliamo di pietre messe più di 1000 anni fa. Cioè, prima sei 1100, 1095, insomma, quindi siamo già. Cioè stiamo parlando di storia con la S maiuscola. Ora, ripeto, noi non questo nostro non è un programma di approfondimento storico. E poi chiaramente al giorno d'oggi basta andare su Wikipedia, trovate tutto. Noi diamo delle piccole informazioni. Quello che noi interessa è questo, proprio fare vedere cosa c'è da poter scoprire. Questo è proprio dietro l'abbazia, il terreno dell'abbazia.
la chiusura dove la vogliamo fare? Sotto un albero, dimmi tu, dove ti... Sotto un albero. Lo facciamo sotto quest'albero? Che bello, grotticello. Che dici? Tutto bagnato. No, noi che dobbiamo... Qua, ci mettiamo qua, guarda, facciamo così. Così facciamo una chiusura in mezzo soft, alla natura. Live. Giusto? Facciamo soft, una bella chiusura. Allora, signori, capisco mezz'ora, 25 minuti, quello che è la trasmissione, non è moltissimo. Noi speriamo, intanto vi abbiamo fatto conoscere padre Giuseppe Alessi, grazie. Puccio, che è una grande persona, disponibile, niente, poi mi dai 50 euro per questa pubblicità che ti sto facendo, poi mi dai. sto scherzando, quindi il nostro invito è quello, di vedere le cose con occhio diverso. Sì, ma per guardare con occhio diverso ci deve andare, ci deve vedere. Perfetto, allora quindi quando venite a Santo Spirito, entrate e vedete il fonte battesimale, vedete l'urna che io sconoscevo. Urna cineraria. Bellissima, cioè risalente all'epoca romana. Sì. Capito che stiamo parlando di 2000 anni fa. Immagini che significa che se allora cremavano, già allora cremavano, cioè, quindi queste erano urne cinerarie. Sì, perché sì, erano sì, le ceneri sì, del... Quindi, capito, questo è l'importante. Quindi noi l'augurio che facciamo è che speriamo che voi possiate avere questo volano che è pedi a scoprire le cose belle di Caltanissetta. Sì, sì. Con il nostro aiuto, con l'aiuto di grandi personaggi, perché oggi abbiamo fatto vedere, oltre i luoghi, abbiamo fatto vedere le storie e i personaggi di Caltanissetta. Quindi Giuseppe, grazie a te Roberto, salutiamo grazie al nostro operatore Gianluca, Gianluca, grazie a tutti, venite quando volete, venire a vedere, la chiesa rimane aperta comunque, io sono in galera perché devo andare in galera. Quindi poi... allora facciamo una cosa, dai l'appuntamento tuo. Allora tutte le mattine la chiesa è aperta dalle 8:30, 9 in poi, non chiudo manco a pranzo, la sera c'è la messa alle 6, punto. Poi quando vuole. Io posso visitare quando vuole. Ok. Quindi... adesso invece invita le persone a vedere pedi, dai, ti faccio fare questa. Anzi, se vedete pedi significa conoscere meglio la città e tutto quello che c'è la città, che magari resta nascosto senza che nessuno vi dia la possibilità di vederlo. Questa è un'ottima opportunità, quindi grazie agli operatori, a Gianluca, a Roberto, grazie a questo tipo di trasmissione. E quindi alla prossima pedi. Ok, grande per te. Copia in go. Ah, non cancellare tutto perché. Copia in go. Mi fido, eh? Fidi. Ti fido. Vai. Questo programma è stato offerto da Master Media, da oltre 25 anni un punto di riferimento per l'informatica. Vendita ed assistenza tecnica personal computer ed Apple Mac. Ed inoltre videosorveglianza, allarmi e sicurezza, centrali telefoniche, cablaggio reti informatiche, registratori di cassa, vendita ed assistenza fotocopiatori. Master Media è in via Filippo Turati 130 a Caltanissetta.